Buon pomeriggio e buona giornata, buon martedì, cari amici dal vostro Nicola De Lucia. Ebbene sì, la SPAL, colei che ha dato dopo la sconfitta in Coppa Italia un'altra batosta all'Atalanta, espugnando il Gliwice Stadium, nuovo stadio dell'Atalanta, con il punteggio finale di 2-1. In virtù della rete del momentaneo 1-0 di Josip Iličić al 16esimo con assistenza di Duvan Zapata, sono arrivati in seguito gialli per i padroni di casa De Ron al 40esimo, per gli ospiti Valuti, Vicari e Di Francesco. Nel secondo tempo Petagna ha messo dentro il gol dell'ex ed è un po' quasi una bestia nera per l'Atalanta. Petagna al 54esimo con assist di Rega e 6 minuti dopo Valuti ha insaccato il momentaneo e poi definitivo 2-1 con assist di Dabo. Purtroppo non sono serviti i cambi di Jim City, Malinowski e Muriel all'Atalanta, poi cartellino giallo di Palomino al 50esimo e addirittura poi per proteste Gasperini al 97esimo espulso. Per gli ospiti, cambi nel finale, al 72esimo Floccari al posto di Di Francesco, Valdifiori al 78esimo per Valuti, all'85esimo Tomovic al posto di Reca. Segno 2, molto molto spavorito, addirittura tra i 14 e i 15 euro oltre la posta. E con questa vittoria importante la classifica viene un po' movimentata dalla SPAL che da ultima si ritrova terz'ultima con 15 punti a punteggio pari con il Brescia e l'ultima adesso è il Genova. SPAL che sarà impegnata il 25 in casa contro il Bologna, un altro scontro salvezza. L'Atalanta rimane in zona Europa, in particolare Europa League al quinto posto. Sa di fatto però che una vittoria non arriva già da 3 settimane. La prossima sfida sarà il 25 gennaio a Torino contro il Torino, che anche esso, insomma, viene da un risultato negativo. Bene, che dire, complimenti alla SPAL, spero che l'Atalanta si possa riprendere. Credo che oggi arriverà almeno un altro video, poi basta, penso. 2, poi domani ci si sente per la Coppa Italia e quindi e credo che domani ci sia la possibilità anche di un video sulla Serie A femminile, vediamo un po' se tutti i risultati dall'ultima giornata ma penso proprio di sì, su quello uno sguardo generale sulla classifica della Serie A femminile di calcio. Grazie a tutti, ci vediamo tra un pochino con un altro video dove si parlerà di wrestling americano. Ciao a tutti!